Salve a tutti ragazzi, è Peparo Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo video di Mirror's Edge, l'episodio numero finale. Purtroppo ragazzi siamo giunti all'episodio numero finale. Infatti ragazzi avevano rapito Fate. Guardate che bei palazzi, insomma palazzi che in realtà non sarebbero in piedi nemmeno se Gesù insomma applicasse la sua mistica forza per farli reggere in piedi. Perché non sentiamo l'aiuto di nessuno? Perché Mercury non ci intrasa all'orecchio con i suoi aiuti del cazzo che non servono in realtà a niente? Perché purtroppo Mercury è morto, come avete visto nella cosa, come avete visto nell'epilogo insomma del video scorso. Avevate visto che Mercury era stato ucciso e Kate, la sorella di Fate, purtroppo era stata rapita, perché era stata affidata a Mercury, era stata rapita. E quindi noi andiamo insomma a cercare la sorella di Fate. Vediamo un po' ragazzi tutto questo tram tram, chi ha fatto insomma, chi ha ucciso Mercury e chi ha rubato, chi ha rapito la sorella di Fate. Allora, vediamo un po' ragazzi, perché lì ho visto una porta. Vediamo un po', però adesso scopriremo un attimo come ci si arriva, perché è davvero difficile il livello finale, no? Allora io intanto vedo delle cosine qui molto interessanti. Proviamo a fare così innanzitutto. Ah, qui ci appendiamo, ecco. Allora non credo però di essere approdato in un punto strategico per continuare poi la mia missione, non credo. Vediamo un po' dove dobbiamo andare. Allora, qui di sicuro no, perché ci sono talmente tanti punti qua ragazzi che è davvero impossibile. Sì, forse ho capito, bisognerà andare di qua se magari c'era un barilozzo. Allora facciamo così, vediamo un po'. No, scusate. Ok, vediamo un po', perché qui ho visto una luce e ci sono anche delle cose rosse. Credo che proprio bisognerebbe andare di qua. Vediamo un po', poi tra l'altro... No, c'è un asse. Allora, vediamo un po' come facciamo. Così e così, ci arriviamo, sì. Ok, siamo qua. Siamo in questo buo di culo. Sopra questa tubatura noi facciamo la wall run ed arriviamo da quest'altra parte. Perfetto ragazzi, qua abbiamo raggiunto la porta rossa. Vabbè, non è così tanto difficile, dai. Allora qua no, di certo dovremmo andare dall'altra parte, perché sennò per davvero mi sembra di essere idiota. Allora vediamo un po', qua è una porta che sicuramente non si può aprire, però vedo che è rossa, quindi ragazzi rappresenta un nostro obiettivo. Gas in pressione, superficie calda. Ragazzi me lo ricordo questo punto, dobbiamo attivare innanzitutto il gas. E vedete che quella porta ragazzi fa scintille. Quella porta lì ragazzi fa scintille. Noi cosa dovremo fare? Dovremo recarci qui sotto, perché tra un po' che esploderà anche la Madonna. Vediamo un po'. Vedete che il gas ragazzi esce e esplode ogni cosa. Ecco qua, vedete? Tutto bello neretto. Non sono razzista, ve lo ripeto, però tutto nero. Prendiamo fuoco. Ah, pensavo morivamo. No, non siamo morti. Però la porta almeno l'abbiamo buttata giù. Perfetto. Continuiamo la nostra avventura. Allora, io ho detto che è il prolo, è l'epilogo, scusate, ovvero la fine del gioco. Magari ho detto una cazzata, no, ma non credo. Allora, qui ci sono i nostri carissimi SWAT che ci stanno talmente tanto simpatici che ci ammazzano al primo colpo. Non riusciamo nemmeno a toccarne uno che subito ci ammazzano. Vediamo un po' ragazzi, non voglio sclerare, io ve lo ripeto, non voglio sclerare per queste cose. Ormai si sa come sono gli SWAT, li voglio ammazzare e basta. Per esempio questo muore e lasciamo la pistola e prendiamo la sua, che è molto meglio. Vediamo un po'. Ecco, io non vorrei subito morire grazie ad una botta dallo SWAT, però magari alla fine muoio per questo proprio. Ecco, infatti, vedete? Aia! Gli facciamo il culo, vai! Ah, ma è furbastro, eh! Non mi chiappi in mezzo a questa colonna, fottuto coglione. E ragazzi, che colpo concatenato, aggiungerei. Aggiungerei che bisogna rifugiarci al più presto, altrimenti davvero ci fanno il cool. Ci fanno il book di cool. Ok, uno è morto. Uno è morto ed un altro è morto. Perfetto, lasciamo questa merda di fucile. Aia, chi mi spara? Di qua?
No. Ah no, saranno di là. Vai, perfetto, abbiamo ucciso tutti gli SWAT, almeno credo. Allora, io ho visto una porta rossa qui, da queste parti. Almeno avevo, credo, insomma, di aver visto una porta rossa, ma comunque no. Perché dovremo, in realtà, proseguire verso di qua. Allora, noi entriamo in questa stanzina, però siamo stati idioti, perché queste stanzine di solito sono gli spawn dei nemici. Naturalmente noi negli spawn dei nemici non ci andiamo, perché altrimenti ci fottono il cazzo. Perfetto, continuiamo la nostra avventura. Qua saltiamo due macchine. Ho voluto registrare questo episodio, insomma, oggi, perché... ho voluto finirlo questo gioco, dato che ho molti progetti. Come insomma sapete, se avete visto il video speciale dei 100 iscritti oppure 100 visualizzazioni, sapete che ho molti progetti, molti giochi da fare in futuro. E quindi ragazzi, non posso farli tutti insieme, ovvio, perché sennò il mio canale naturalmente non ce la farei a sorreggere una così grande quantità di video, insomma, messi solo in un tutti in una volta. E quindi le faccio una volta che ho finito un gioco, ne inizio un altro. Io faccio così, ragazzi, ho fatto sempre così e continuerò a fare così. Perfetto, allora vediamo un po' che cosa dobbiamo fare qui. Qui non si preme nulla, lì è il distributore dell'acqua, ragazzi, no? Sciamonte Pulciano, però non importa. Allora, stiamo attenti qua alle colonne. Qua vedo tante porte, ma mi sembra di essere idiota, perché sto facendo in realtà il giro del mondo in 80 giorni. Ecco, mi sono scordato che... Ah no, qui l'ascensore. Ah ragazzi, possiamo continuare a fare il tuca tuca, che culo. Vai, 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 per forza, perfetto, per canà. Tuca tuca, tuca. L'ho inventato io, yeah. Per poterti dire... Ti asce, ascensore. Perfetto, questo potrebbe darsi che, insomma, potrebbe darsi l'ultimo tuca tuca che facciamo in futuro. Prima di uscire dall'ascensore e riprendere a dire cose nonsense, cazzate e chiacchierate lunghissime, interrottamente, chiacchierate lunghissime, ecco, siamo usciti, cazzo. Volevo dirvi che... Vabbè, non importa, non ascoltiamo questa voce di donna. Volevo dire, insomma, che inizierò una serie che si chiama... Indie rubrica, una cosa del genere, dove farò tutti i giochi indie, naturalmente, perché mi appassionano molto, bella culata, i videogiochi indie, ragazzi, e quindi le voglio fare, insomma, voglio fare certe recensioni, non recensioni, insomma, voglio fare dei gameplay di giochi indie che mi garbo. Oh, che cazzo! Bel lavoro, controllala. Ma chi è questo imbecille? Fatemi capire. Oh. Sparerà anche a me? No, sei l'unica speranza di Kate. Ah, è Miller questo? No, appartengono alla Pirandello Kruger, sicurezza privata. Miller, cosa succede? Pope, sulla scena dell'omicidio c'era un uomo. Robert. Sì, avevi ragione. Ho cercato risposte per conto mio. Ma perché Kate? Serviva che un poliziotto risultasse l'assassino. Non c'è tempo per spiegare. Prendi questo comunicatore e va sul tetto. È lì che hanno portato Kate. Ti avviserò appena possibile. Li trattengo io. Sul tetto. Vai. Ora. Perfetto, ragazzi. Abbiamo visto che, insomma, Miller ha fatto un gesto davvero eroico. Cazzo, quanti sono? Quanti sono? Cazzo! Tutti li dovremmo uccidere, guardate. Tutti al... Oh, non ho preso un Lucy? Ok, ora l'ho preso. Perfetto. Ah, vedete, bello queste piattaforme, possiamo andare e nasconderci dai nemici, ok. Qua vedete che anche il di fuori, insomma, delle cose, dei vaffanculi, è stato ben realizzato. Vediamo un po' se riusciamo a ucciderli tutti. Tutti in un sol colpo? No, non credo, aia. Vediamo un po' dove siete, dai. Stratevi. Beh, io faccio così con te, non andare a piangere dalla mamma, perché... Bella botta e vai. Non t'azzardare, sa? Con me non si scherza, come con il fuoco, non si scherza. Perfetto, vai, entriamo qua. Credo che l'abbiamo sistemati quasi tutti e comunque non siamo morti. Ah, bisogna aspettare che l'ascensore arrivi, cazzo. Dai, prendiamo questo, eccolo. Dai, muoviti. Oh! Cazzo, dov'è? Eccolo il pulsantino. Vai.
Tuca tuca tu. Perfetto, non facciamo tanti coglioni, ragazzi. Perché, insomma, mi dispiace un po' lasciare questa serie. Non vedo l'ora che esca Mirror's Edge 2, un open world, ragazzi. Sarà un open world, tutto così, ma solo open world. Ovvero, come, per esempio, i giochi open world sono come GTA, San Andreas... Perché ho detto San Andreas? Volevo dire Assassin's Creed. Perché, insomma, potete esplorare tutto il mondo di gioco. Insomma, potete andare liberamente da tutte le parti senza avere bisogno, insomma, delle missioni che ti fanno andare in un determinato luogo. E... secondo me gli open world sono dei giochi davvero belli, quelli ben fatti naturalmente, perché poi ci sono qualche cagata che fanno proprio schifo al ca. Però dai, continuiamo la nostra avventura, muoviamoci. Bello questo bozzo. Oh oh oh! Posa a terra tutte le armi e preparati a essere presa in custodia. Grazie della visita all'Elytra, vi auguriamo una... Usare solo l'ascensore fermo. A posto. Naturalmente, ecco. Come 70 milioni di volte. Sono nel locale della sicurezza, ti vedo dalle telecamere. Esci dall'ascensore, stanno arrivando. Eh no, davvero? Strano. Ora però dove cazzo devo andare? Oh, di un asse? Guardi, ma come fa a raggiungerlo? Ah ragazzi, una cosa che è... Ma dai! Cioè, quando l'ascensore è fermo c'è sempre il cubicolo sopra e è ovvio che sempre bisogna utilizzare lui. Altrimenti siamo che cazzo? Guarda, c'avevo tanto così che cadevo in terra, per davvero. Vediamo un po'. Allora, quest'asse è davvero pericoloso da poter utilizzare, però secondo me... Miller, non parlare di tromba con Fate, perché poverina, insomma... Sì, d'accordo, una via per tornare indietro. Con tutti gli ascensori che passano e può darsi che mi trinceranno. Naturalmente io ho fatto un salto di quelli, insomma, che nemmeno... Ok, ci siamo per fortuna aggrappati. Io non voglio morire, con un ascensore che mi viene addosso, per favore non farmi morire. Sì. Oh cazzo. Cioè, voi mi volete dire che io devo andare da quest'altra parte e quest'altra parte vorrebbe dire morire, dato che passa un ascensore ogni 20 secondi? Muoviti, cazzo, vai, bravissima! Fottuti ascensori! Fatemi 35, bocche. Perfetto, allora, passiamo dentro i condotti delle reazioni. Sempre queste trombe dell'ascensore, adesso io credo che vedrò più buio di non so cosa. Allora, vediamo... Ah, dobbiamo andare di qua, quindi qui c'è una sporgenza, almeno credo. Cioè, io vorrei sapere che c'è qui sotto. È il più buio... È una cosa buissima. Credo che ci saranno gli squali qui sotto, insomma. Penso proprio di sì. Due tubature, ma comunque conducono nello stesso punto. Qui tanto dobbiamo fare la solita cosa, ovvero asse e tubatura, come sempre. Cazzo, non ci vedo nulla. Ah, eccoci arrivati. Sì. Allora, wall run. Asse. Tubatura. Caduta per terra, naturalmente, è ovvio, ci sta. Allora, scusate se non ho parlato, ma... ero troppo colto dall'ecstasy. Oh, ma che fai? Cioè, io buono, giro la visuale e te cadi, ma stiamo scherzando. Questa non è vita, Ah, no, grandissima. Ok, ultima volta che ci riprovo. Grande. Fate a volte mi sorprende, a volte no, però a volte sì. Ok, almeno ho capito cosa devo fare. Warren, pensavo non la facesse. Oh, bello, uno specchio, almeno posso vedermi. Important, Ma che cazzo? Oh, l'abbiamo premuto tutti i pulsanti e adesso scappiamo perché abbiamo suonato il campanello. Naturalmente adesso arriva il proprietario che ci insulta. Che cazzo? What the fuck are you doing? Un glifo. Ah, sì, dobbiamo andare qui naturalmente. Queste tubature davvero lasciano senza parole, lasciano perplessi a volte. No, dobbiamo fare al contrario. Ecco sì, infatti. Allora, ragazzi, questo è una scritta
Naturalmente l'ho capito che vuole dire. Where is November? November non è dov'è novembre. Io e il mio amico Delorish lo siamo chiesto sempre. Avevamo paura, insomma, di questa scritta in un certo coso, perché non sapevamo. Un mistero horror, si dicevano. È semplicemente November, è un'organizzazione, insomma, che parla dei... È un'organizzazione di Mirror's Edge. Che in poche parole, November non è altro che l'organizzazione di rivolta, mi sembra almeno, in cui partecipavano, insomma, la madre di Fate, il padre di Fate. Infatti il padre e la madre di Fate sono stati uccisi proprio perché, mi sembra, appartenevano a questa organizzazione. Where is November, insomma, in November. E adesso che i November sono scomparsi, qualcuno, non si sa chi, ci è andato a scrivere proprio nelle tubature dell'Elytra, che è questo palazzone qui, insomma, sono andato a scrivere: dov'è November? Che fine ha fatto questa organizzazione di cui andavamo tanto fieri, culo, cazzo, bi? E insomma, se lo sono chieste molte persone, nessuno però ho saputo trovare una risposta. Forse nel Mirror's Edge 2 sapremo già qualcosina di più. Allora, qui è Where is November? Vediamo un po'. Perché no, ma secondo me bisogna andare qui, ma perché? Ok, qui ci abbassiamo a pecora e continuiamo. Però io vorrei sapere come fa Fate. Ah, vedete, sta così a carponi, non è che sta a... La zona è difesa da una squadra di... Puoi tornare indietro dalla parte opposta. Attenta. Pensavo che Fate, mentre era nelle tubature, stesse a... Ah, vedete i cecchini. Stasse a... A Capretta, invece no. Vabbè, peccato, ragazzi, l'avrei preferita a Capretta, però non importa. Allora, vai, dobbiamo sistemare questi cecchini. Infatti me lo ricordo bene che questo è l'ultimo livello, per la sua complessità, lo vedrete, perché è davvero complesso, eh. Non immaginatevi una cosa semplice. Guardate, ci sono almeno 5 cecchini che vi faranno il culo se non siete bravi e se non recuperate vita, come faccio naturalmente io. Allora, siamo pronti qui? Allora, guardate, sembra di essere in discoteca. Allora, ok, ci siamo. Sistemiamoci un attimino qua. Allora, poi... E poi salto così random. Cioè, ci hanno chiappato anche mentre eravamo in volo, vi rendete conto? Ok, qui vedo una porta aperta. Esatto. Ok, perfetto. Stanno mandando rinforzi, ma stiamo a scherzare? Cazzo, ci ha visti. Ok, uno morto. Cazzo, scappiamo, ragazzi. Non stiamo a... Non perdiamo tempo, perché dobbiamo veramente andare, altrimenti questi ci fucilano e siamo morti. Allora, vediamo, il contatore ci dice di andare di qua. Intanto questo cecchino che mi fa abbastanza paura. Pericolo alta tensione, non l'avevo visto, cazzo. Ecco, mi rimanda di qua. Allora, andiamo. C'è un asse, perfetto. C'è un asse e migliaia. No, sono morto. Madonna. Dai, che ce la facciamo senza essere visti. Perfetto. Ci mancava solo questo. No, forse ce la facciamo uguale. A posto. Via, via. Oddio, come fa? Oh, dai, vai, grandissima Fate. Muoviti. Dai che sparano. Perfetto, ci siamo. Salvati. Ok. Bello potente, l'ho dovuto fare 3 volte. Poi quando muori ricominci tutto da capo. Quindi, insomma, non è molto bella questa cosa. Ok, dove? Che dobbiamo fa? È finito il gioco, ragazzi. Lascia così in sospeso, qui in una stanza. Non possiamo fare più niente. Dai, scherzavo. Speriamo, ragazzi. Perfetto, lecchiamo la fessura dell'ascensore. Buono. Tuca. Oh. Ah, guardiamo la città di Fate di notte. Bello, di notte è tutta nera. Invece di giorno è tutta bianca. Bello, guarda là. Come si chiama questa città? Metropolis?
È bello, ah, oh, un elicottero. Oh, un elicottero, un elicottero. Le porte sul tetto sono chiuse. Distruggi il server. L'energia mancherà quanto basta per permetterti di aprire. Perfetto, distruggiamo i server. Non so con quale modo. Vabbè, naturalmente a cazzotti e pugni, almeno credo. Ci saranno migliaia di ladri. Sì, di ladri, di guardie, scusate, sono io la ladra. In poche parole. Hanno portato Kate sul tetto. Devi fare in fretta, sta arrivando un elicottero. Perfetto, hanno ucciso il... sapete chi? Ah, ah, è quella il server, è quella la stanza del server, quindi. Cioè, sono questi i server, fatemi capire. Sì, mi sa di sì. Quindi, uccidiamo le guardie. Quelle qua, gli SWAT. Diamoli tanti bei cazzottini. Ah, uno è morto, vedete? Bellino. E quindi qui spacchiamo i server. No, non si possono spaccare. Oh, com'è? Ah, vedete, solo alcuni. Cazzo. Vaffanculo. Qui a cazzotti lo spacco. No, non si può. Ok, ok, ok. No, 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 chi mi spara, chi mi spara? Basta, basta, per favore. Cazzo, era lì. Qui c'è qualcuno, no? Ok. D'accordo, fatto. Dai, 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 dai. Qui c'era un altro fucile, perfetto. Dai, distruggiamo questi server. Ah, questi qui. Tutti i server sono disattivati? Perfetto, la televisione nonostante colpita funziona ancora, non si sa nemmeno il bene e il perché. Va bene, qua distruggiamo tutto, ma credo che ormai i servizi siano appunto... cioè, le porte adesso del tetto dovrebbero essere normalmente... Qui una tastiera sul coso. Beh, dovrebbero essere normalmente raggiungibili, ancora raggiungibili. Vediamo un po' però, ragazzi, cosa dovremmo fare. Allora. Allora, vediamo un po', diamo un altro checkout, insomma. Diamo un altro check in out per vedere un po' se serve. Allora qui, cazzo. Ah, qui è distrutto, qui l'hanno distrutti loro, non si sa perché. Gli hanno tirato una bomba, tipo qua è distrutto, di qua è distrutto. E mi ritrovo sempre qui a fare nulla. Dove devo andare? Ah, lì c'è una porta. Ah, mica l'avevo vista, vedete, ah, bellina, guarda. Video surveillance, perfetto, andiamo. Allora ragazzi, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Vi dicevo di questa nuova rubrica, insomma, indie che farò. A me mi garba farle, sinceramente. Mi garba molto fare i giochi indie, perché secondo me sono davvero belli. Solo alcuni però, alcuni fanno care il cazzo, però le voglio fare a tutti i costi. Vediamo un po' chi troveremo. Qui è proprio l'epilogo, siamo alla fine, ragazzi. Quindi vedete Fate e qualcun altro nel tetto, non so, non ho ben visto chi è. Ma comunque ho visto Kate, scusate. È Jackknife. Ciao. Jackknife? Ma come... Vedi, il tuo atteggiamento spiega molto bene come ho potuto. Da chi prendi ordini? Beh, diciamo solo che so chi sono i pesci grossi. Callaghan. Perché noi? Ma noi non siamo una minaccia. Quando sei in guerra, bisogna tagliare le comunicazioni. Sparare ai messaggeri. Senza po'. E senza Rattler, i vostri clienti, quelli che vogliono tornare ai vecchi tempi, saranno tagliati fuori, impotenti. E poi la città farà piazza pulita degli ultimi. Allora è solo l'inizio! Preferisco considerarlo un epilogo. Comunque, hai fatto davvero un ottimo lavoro nello spazzar via tutti i dubbi sulla scomparsa di voi. È per questo che sei ancora. Non puoi startene sempre sul bordo, Fate! Prima o poi dovrai saltare! Oh ragazzi, ci possiamo attaccare all'elicottero! Oh cazzo!
Abbiamo scoperto che comunque Jackknife è stato l'artefice, insomma, l'artefice della morte di Coso, perché volevano Callaghan come sindaco. E sì! Addio Jackknife! Perfetto, ragazzi. Oh cazzo, My Day! Oddio. Quindi ragazzi, con questa bella scena epica abbiamo finito il gioco, abbiamo finito Mirror's Edge, 12 episodi insieme. Io vi ringrazio tantissimo per tutte le visualizzazioni, per tutti gli iscritti che mi ha fatto fare questo bellissimo gioco. Secondo me è uno dei giochi più belli dell'Xbox, PS3 e PC. A me mi garba proprio tanto perché, insomma, è di parkour, lo sapete a me come mi garba il parkour. Mirror's Edge, abbiamo finito. Abbiamo ucciso, insomma, abbiamo sventato tutte, insomma, dicevano che avevano accusato la nostra sorella. Invece abbiamo scoperto che era naturalmente qualcun altro e quindi abbiamo finito. Non vi faccio vedere tutto, dato che mi potrebbero causare la canzone per copyright. Quindi ragazzi, direi di tornare al menu principale direttamente. Scusate se non vi faccio davvero vedere i titoli di coda. E comunque, niente, dai. Mi è garbato stare con voi, mi è garbato questo gioco. Io davvero vi ringrazio. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi. Tra poco ultimerò, ve lo prometto, la pagina di Facebook in descrizione. La metterò naturalmente quando sarà tutta pronta ed ultimata. Vi ringrazio naturalmente di tutto sempre. Mi raccomando, guardate il mio canale, tutte le serie Super Mario 64 DS, Super Smash Bros. Brawl, sebbene sia finita. Questa qui, riguardatevi gli episodi precedenti, ragazzi. Riscoprite la storia di Fate e di Kate. E mi raccomando, quando uscirà Mirror's Edge 2, io sarò il primo a farlo naturalmente. Quindi mi raccomando, se volete vedere Mirror's Edge 2, ritornate nel mio canale quando naturalmente uscirà. Vedete la serie di Terraria in Coop con Ink 215. Vedete la serie di Terraria 1.2 che faccio da solo. E le serie future, ragazzi, che saranno davvero un mare. Ci saranno tantissimi progetti. La serie indie, giochi indie che farò, insomma. Ci sono davvero tantissime cose che vorrei fare, tantissime cose che farò. Quindi mi raccomando, restate sul mio canale. Iscrivetevi se volete altre notizie, altre info. Se volete, insomma, seguire, continuare a seguire e supportarmi. Tappi per Uzorbet, è tutto. Un bacione e ciao a tutti.